In quel tempo si avvicinò a Gesù uno degli scribi e gli domandò: Qual è il primo di tutti i comandamenti? Gesù rispose: Il primo è: Ascolta, Israele, il Signore nostro Dio è l'unico Signore. Amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore e con tutta la tua anima, con tutta la tua mente e con tutta la tua forza. Il secondo è questo. Amerai il tuo prossimo come te stesso. Non c'è altro comandamento più grande di questi. Lo scriba gli disse: Hai detto bene, maestro, e secondo verità, che egli è unico, non vi è altri all'infuori di lui. Amarlo con tutto il cuore, con tutta l'intelligenza e con tutta la forza, e amare il prossimo come se stesso, vale più di tutti gli olocausti e i sacrifici. Vedendo che egli aveva risposto saggiamente, Gesù gli disse: Non sei lontano dal regno di Dio. E nessuno aveva più il coraggio di interrogarlo. Parola del Signore. Rimaniamo per alcuni istanti in preghiera silenziosa, ricordando le parole che il Signore ci ha appena detto. Chiediamo innanzitutto proprio perdono al Signore per tutti i nostri peccati, perché la sapienza di Dio, perché Dio che è fuoco e sapienza, possa entrare con potenza nei nostri cuori in questa santa messa. Mio Dio, mi pento e mi dolgo con tutto il cuore dei miei peccati, perché peccando ho meritato i tuoi castighi. E molto più perché ho offeso te, infinitamente buono e degno di essere amato sopra ogni cosa. Propongo con il tuo santo aiuto di non offenderti mai più e di fuggire le occasioni prossime di peccato. Signore, misericordia, perdonami. Ecco, il Signore ci vuole infiammare in questa santa messa, ci vuole infiammare di carità ardente. Avete sentito proprio Gesù parla della carità, questo amore è la carità divina, una virtù infusa in noi dallo Spirito Santo, una virtù, ecco, soprannaturale che appunto il Signore ci infonde, lo Spirito Santo ci dona questa ardente carità, cari fratelli. Signore ci dona la carità. E vedete, il demonio, come dicevo proprio all'inizio, semina in tante forme l'odio. Attenzione bene, perché il demonio è il seminatore proprio dell'odio tra le persone. Vedete, Gesù dice che dobbiamo amare Dio con tutto il cuore, l'anima, la mente, le forze.
Vedete, questo è proprio un dono di Dio. Signore ci dona di amarlo al di sopra di tutto. Io ve l'ho detto sempre, no? Appunto, dobbiamo amare Dio al di sopra di noi stessi, ma non soltanto al di sopra di noi stessi, anche al di sopra della nostra famiglia, dei nostri parenti, del mondo intero, cari fratelli. Noi non possiamo peccare neanche per salvare tutti gli uomini. Questa è la carità, cari fratelli, eh? La carità ci porta a mettere Dio al primo posto e quindi ci porta a combattere radicalmente il peccato. Però vedete, la carità ci porta ad amare anche noi stessi e il prossimo come noi stessi, cioè ci porta a diffondere nel mondo la carità di Dio, ci porta nel mondo a combattere l'odio appunto che la Chiesa ci indica come peccato, volere il male dell'altro, no? Cari fratelli, l'odio dobbiamo combatterlo radicalmente, state attenti, eh? E l'odio ovviamente quanto più si rivolge, no? Verso persone che sono in relazione con Dio, tanto più diventa poi molto grave, capite bene, no? Vedete che la Chiesa afferma che quando una persona, ecco, realizza certi tipi di atti contro il Papa, ecco, quella persona, vedete, compie un peccato riservato. Vedete, cari fratelli, dobbiamo renderci conto per farci capire appunto che più la persona, ecco, è in relazione con Cristo, più evidentemente il peccato diventa in certo modo particolarmente grave. Quindi dobbiamo stare molto attenti, cari fratelli, eh? Molto attenti a queste cose. Per questo vi dico, dobbiamo avere appunto tra di noi grande carità. Vedete, diceva Sant'Agostino, hai visto il fratello, hai visto Cristo. Quindi stiamo molto attenti, cari fratelli, con i pastori della Chiesa, noi con i vescovi, ma voi dovete essere anche molto attenti con noi. Perciò, vedete, anche quando si comincia la Santa Messa, quando si cominciano le preghiere, ci si mette in piedi. Quando si finisce, il sacerdote passa, ci si mette in piedi, cari fratelli. Il sacerdote mica è una persona così. Nella persona del sacerdote, in particolare, c'è il Signore. Quindi dobbiamo imparare questo santo rispetto. Vedete, noi sacerdoti abbiamo rispetto per il vescovo. Non è un rispetto che come il mio datore di lavoro gli vado a baciare le mani. Io lo rispetto perché in lui, in maniera particolare, c'è Cristo. Perché al Papa si baciano le mani? Perché il Papa dà da mangiare ai sacerdoti? No, si va a baciare le mani al Papa perché il Papa rappresenta in maniera particolare Cristo. E la stessa cosa, in maniera appunto evidentemente minore, riguarda noi sacerdoti. Non lo dico semplicemente per me, ma per tutti i sacerdoti, cari fratelli. Dovete imparare, dobbiamo imparare tutti a avere un grande rispetto, cari fratelli. Perché, ve lo dico, perché in questi tempi, purtroppo, in cui manca la fede, tante volte si parla male, si giudica, si fanno tante cose contro i sacerdoti, tante volte non perché il sacerdote sbagli o perché il sacerdote pecchi, ma per mancanza di santo rispetto, mancanza di santa carità. Attenzione bene, cari fratelli, perché vedete, quando non c'è la fede sembra tutto normale, ma chi è quello? È una persona come tutti gli altri. Calma, quell'uomo è una persona consacrata da Dio, quindi lo devi santamente rispettare, lo devi anche santamente obbedire. Nelle famiglie che succede? Ognuno fa quello che gli pare? O i figli devono obbedire ai genitori, cari fratelli? Questa è una verità, eh? I figli devono obbedire ai genitori. E poi tutti, appunto, devono avere santo rispetto per i loro superiori, anche spirituali. Quindi attenzione bene, cari fratelli, a questo, perché tante volte noi, vedete, non ci rendiamo conto che la carità ci
porta anche all'obbedienza, al santo rispetto. Nelle famiglie che fa? Il figlio prende a calci il padre? Il figlio parla male del padre? Questo non è secondo Dio, eh? Il figlio prende a calci la madre? Prende a parolacce la madre? Cari fratelli, questo non è secondo Dio, eh? Quindi attenzione bene alle cose, come dobbiamo farle, perché, ripeto, il Signore ci chiama alla vera carità, che ci porta al santo rispetto, non all'odio, eh? Capite? Non all'odio tra di noi, ma appunto alla carità, al santo amore tra di noi, al rispetto particolare per i superiori, all'obbedienza, cari fratelli, alla obbedienza. Tutti dobbiamo obbedire al Signore, ma il Signore ci parla non così semplicemente nella Sacra Scrittura, ci parla attraverso la Chiesa, ci parla attraverso i superiori, ci parla attraverso il Papa, i Vescovi, i sacerdoti. Ovviamente se dicono delle falsità è un altro conto, perché noi dobbiamo obbedire a Dio. Se un sacerdote dice cose che vanno contro la parola di Dio e l'insegnamento della Chiesa, se un vescovo o chi sia, fosse anche un papa, dicesse degli errori, come è stato nella storia in alcuni casi, come può essere, no? Cari fratelli, chiaro che noi non è che dobbiamo seguire quegli errori, perché Dio è al primo posto, ma quando non è così dobbiamo ascoltare, cari fratelli. Dobbiamo ascoltare e obbedire. Ecco, cari fratelli, voi venite in chiesa, io faccio ogni volta l'omelia, non è che io parlo così a mio piacimento per intrattenervi, cerco di dirvi la parola del Signore. Il Signore vi parla attraverso di me, un altro sacerdote che fa l'omelia, ugualmente il Signore parla attraverso di lui. Allora, cari fratelli, attenzione non soltanto a sentire e poi tante volte a giudicare, ma ad attuare quello che il sacerdote dice, cari fratelli, che il sacerdote, se abbiamo fede, perché noi siamo in tempi di grande incredulità, allora tanta gente dice no, non è così, magari vengono in chiesa, poi magari giudicano di qua, di là, di sopra, di sotto, ma c'è da chiedersi, caro fratello, cara sorella, ci credi che ti ha parlato Cristo in quel sacerdote? Ci credi che ti ha parlato Cristo in quel vescovo? Ci credi che sta parlando Cristo attraverso il Papa? Domandatelo, caro fratello, cara sorella, e attenzione bene, poi quando andremo davanti al Signore Gesù, Signore, cari fratelli, c'ha tutto scritto, ma io ti ho parlato attraverso quella persona, quel sacerdote, lo hai ascoltato? O hai pensato poi a giudicarlo magari appena esci fuori dalla chiesa? Hai pensato che io ti ho parlato attraverso quel vescovo? Ti ho detto delle cose? Ti ho parlato attraverso i vescovi d'Italia, eccetera? Cari fratelli, ricordatevelo bene questo, Attenzione bene, perché, vedete, il Signore ci chiama a una vera carità. La carità non è un sentimento, La carità è una virtù che ci porta a vivere tutte le virtù. Ci porta appunto anche alla santa obbedienza, al santo rispetto per i superiori. Vedete, cari fratelli, attenzione a tutte queste cose, perché la fede porta tutto questo. Se ti rendi conto della grandezza dell'opera del Papa, dei Vescovi, dei sacerdoti, tutti i sacerdoti, quando celebriamo la messa qua non è che facciamo un giochetto. Signore, anche attraverso di me vi dona Cristo, anche attraverso Don Girolamo, attraverso Don Davide, attraverso i sacerdoti. Quindi, cari fratelli, come diceva, sapete come diceva San Francesco? Se io vedo un angelo e un sacerdote, vado a baciare la mano al sacerdote, perché? Perché attraverso di lui passa Cristo. Quindi attenzione bene, cari fratelli, perché il demonio lavora proprio in questo modo, Toglie quella fede santa nel sacerdote, quella fede santa che porta il rispetto al sacerdote, quella fede santa che porta il rispetto al vescovo, quella fede santa che porta il rispetto al Papa. E quindi si arrivano a fare le cose più strane e più assurde. Sentite che a volte anche i sacerdoti vengono uccisi. Speriamo che non siano gli stessi cattolici ad ucciderli, cari fratelli, attenzione bene, a volte sono casi di persone che non hanno fatto cose gravi e appunto si trovano appunto ad essere uccisi, si trovano magari ad essere maltrattati, eccetera.
magari perché difendono la vita, magari perché difendono la verità di Cristo. Attenzione, cari fratelli, la carità di Cristo ci porta anche a questo. Lo dicevo l'altra sera, quello che dice San Paolo: gareggiate nello stimarvi a vicenda. Bene, continuiamo questa Santa Messa proprio invocando lo Spirito Santo, che ci purifichi da ogni incredulità, da ogni odio, da ogni disobbedienza, da ogni mancanza di rispetto, e ci doni veramente la santa, vera carità. Invochiamo per questo proprio lo Spirito Santo. Vieni, Santo Spirito, manda a noi dal cielo un raggio della tua luce. Vieni, Padre dei poveri, vieni, datore dei doni, vieni, luce dei cuori, consolatore perfetto, ospite dolce dell'anima, dolcissimo sollievo, nella fatica riposo, nella calura riparo, nel pianto conforto. O luce beatissima, invadi nell'intimo il cuore dei tuoi fedeli. Senza la tua forza nulla è nell'uomo, nulla senza colpa. Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido, sana ciò che sanguina, piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, drizza ciò che è sviato, dona ai tuoi fedeli che solo in te confidano i tuoi santi doni, dona virtù e premio, dona morte santa, dona gioia eterna. Amen.